Res. Ci sarà una res, Res. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti, belli anche come noi, Brutti. bellissimi. C'è giovedì. Giovedì, giovedì signore, come diceva Grande, giovedì signore. Giovedì intanto do un appuntamento per Bene, bravo, bravo, sabato bello. 5. Sabato 5. Sabato 5, Sabato se non 5, che sbaglio. devo fare? Sabato 5. C'è praticamente a Mar di Libri, c'è organizzata a Mar di Libri alla saletta della Gran Guardia alle 17:30 una presentazione di libri che si chiama Brevi che ti passa. È praticamente una raccolta di 55 micro racconti molto carini, 55. scritti proprio come un post, una cosa veloce, un fast food book Sorta. d'autore. Che portano direttamente il lettore direttamente al bersaglio della storia. Quindi è carino poi Roberto Venturi, che è l'editore tramite Campi Magnetici, che è la casa editrice, è un attore, regista di teatro, quindi organizzeranno una presentazione molto carina. Quindi io quello che vi dico è di partecipare numerosi a questa Buongiorno Sara, presentazione. buongiorno Io Sara. purtroppo non ci sarò perché ho un battesimo a cui tengo, per cui bisogna e ci C'è va. un battesimo, voglio sapere, c'è un matrimonio invece. Quindi lo ricordiamo, Però presentazione noi sabato 5 ricordiamo. ottobre alle ore 17:30. Brevi che ti passa, Lenoir, questo buongiorno. è il coso. C'è anche un raccontino mio, l'ho messo sul profilo, che Bellissimo, la casa editrice mi ha detto bellissimo. pubblicalo, Io l'ho letto, pubblicalo. io l'ho Quindi se letto. vi capita, qui c'è links. Che è successo? Buongiorno, c'è links. Bene. Te non ti rivedi, ma se a metà spesso e volentieri, allora vedo. Cosa? Te non ti rivedi nell'edicola perché No, non la perché no, guardi. sono sincero, non. Io ogni tanto mi capita di guardarla Buongiorno. E no, magari è meglio perché certo. entra la voce fuori campo, il nostro amico che chiameremo. Come chiameremo a questo? Amore, nome di fantasia. Diego, va, di fantasia, non Diego, posso. Diego, Grazie, Diego, perché Diego ricorda Zorro. Un po' anche Maradona a me, sì. Come si chiama Diego? Diego della banda della Insomma, Diego, della Vegas, Diego della Vegas. Elba, che dice? Partiamo Allora, male, possiamo fare anche stamani? Sì? No, sta meglio Lisa, la del crollo della palazzina. Ah, palazzina esplosa, Lisa Pollini tornerà presto all'isola di La sua mamma è già tornata, lei sta tornando. Meno male, dai. La 46enne sta meglio, è in riabilitazione in un centro di Volterra. Intanto la madre di Silvia e Ferrari hanno trovato una nuova casa, quindi davvero Oh, speriamo che buongiorno tutto a torni tutti. meglio di prima. È difficilissimo, lo so, però insomma in qualche maniera comunque è stata anche una bella azione collettiva Certo. dell'Ilva. Pensa, ti pensavo ieri a te, Non ce l'ho più visto lui. guarda. Ti pensavo ieri, ti guardavo un po' a lui, è venuto e poi è sparito. Ce l'ha fatta annusà e poi è sparito, perché Avevo un poi funziona contratto da così. rispettare con una casa discografica. L'hai finito? Sì, anche con la cosa, con la Warner Bros. Con la Warner Bros. Oh, Si presenti. buongiorno. Quindi per fortuna torna intanto presto Lisa Paolini a casa, Ah, una il crollo della della palazzina. corona della palazzina. Poi Ah, quella ragazza. nel frattempo c'è un'interrogazione della Lega. Vai. Pensavo a scuola qualcuno. Roberto Che interroga? Biasci. Biasci. Quello è Biascichi. No, Biasci una volta sola. Ma sì, lui è sua Sennò interrogazione. diventa leccata. No, vabbè, ma Di che siccome parla l'interrogazione? è per il batterio. Ah, Quindi stanno interrogando tutti i c'è dottori batterio. delle cose che sta Batterio. dicendo, ma Permettetemi di salutare l'amico e compagno di viaggio, Marco Tedeschi. Detto Mughini. Detto Mughini. Buongiorno, buongiorno. Interroga un batterio. Tutti e quattro più la voce segreta che ha dato un nome a nuovo, la voce segreta. Sì. Interroga Chi era dietro? un batterio. Chi ci sa? Allora, signor Batterio, perché lei è venuto da New Delhi a qui? Come ce la faccia un batterio? Sono immigrati. Questi immigrati. È venuto su una barca di immigrati il batterio. Lei se il batterio era un Secondo batterio me è sceso a padano. Lampedusa. Sì, no, ma assolutamente. A proposito di Padano, è uscito ieri un video. Abbiamo intervistato nei nostri studi al distributore della benzina. Studi Warner Bros. Sì, Gaetano Dauria o Dauria o Sì, Dauria. Doria. E ci parla della CONIFA, che è questa lega nazionale di tutti i Sì, paesi che nessuno vuole. È una nuova, diciamo, una nuova lega. Non No, dite no, no, parolacce, no, 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 c'è anche eh. la lega, c'è anche la E c'è anche Padania. C'è anche la Padania, è una nuova lega di nazionali Che di lo sai, calcio. si è già incazzati con noi. Qui da Padania. Per colpa di Centini, ha detto nel video C'è amico. che. Ah, l'ha detto lui. Centini ha fatto un articolo questa settimana. Sì, anch'io. Partiamo già male, ho detto io c'entro un cazzo. Gli Strozzi Siamo già Brothers. presi.
gli Stronzo Brothers. Io e te, gli Stronzo Brothers. Insomma, Biasci gliel'ha detto. Ha detto, batteri. Ma batterio, ma perché si viene al mangi via? Ce l'hai il permesso di soggiorno? Mangi via. No, tutta roba lì. Se invece era un non so, batterio di... Casa Pusterlengo, andava a avere un batterio nostro, nostro dai, figo, eccezionale. Costruito, fatto nuovo. No, cioè è una cosa seria, quindi vediamo cosa ci. Tra l'altro poi a breve avremo una rubrica anche politica. Pure? Sì, no, sì, sì. Che abbiamo? Un politico a turno, sì. No, non ti scassate le palle con la politica. Ci prendiamo responsabilità. Parla. Ma c'è la radio, è la radio. No, queste cose le fa la mattina. La radio. Va bene. Parla. Un politico parla. Parla. Strano. Ma mangia. No, mangia. Parla e niente. Beve. No. Però mangia. Ma cureggia anche. No, educati. No. Le fanno zitti. Già l'abbiamo il cureggio. No, educato. Le fanno sulle poltrone. Educato. Quindi per la radio ci sarà questa nuova rubrica che sto qui e parlerà dei vari problemi. Sì, ma decido fa tutto da solo. Voi ci avete la capa fresca. Ma ha detto, però dice vuole formalizzare questo rapporto. Eliseo buongiorno, Roberta buongiorno, rapporto, Melania, ma tanta gente, tutto cazzo, dice infatti Mughini e Ghironi. Tre lavoratori irregolari, vice sindaco. Interviene la finanza, come hai visto? Il vice. Che è successo? Per noi il vice. Tre lavoratori irregolari, interviene la finanza. Il portocolare, te sei di fuori, mi conosci. Hanno individuato nell'ultimo periodo tre lavoratori irregolari a bordo di imbarcazioni commerciali arrivate sull'isola. Come imbarcazioni commerciali? Attive sull'isola. E che sono irregolari sulle navi? No, penso su, magari queste, ha visto queste barche che fanno degli isoli, non so, sì. Non dici mai nulla per caso, quando parli tremendo, ti tiri su l'occhiale. No, hai ragione. Quando i bimbi parlano grande mi ci ho parlato. Non dovrebbe, no, infatti. Non c'hanno documenti, come fanno? Sì. Hanno detto, noi siamo i passeggeri. Questo è il tempo come passeggeri, c'è tutta la scritta. A te ti chiedono il documento. Non l'hanno regalato. Ho anche fatto il biglietto. Guardi, è datato 2 anni fa. L'hai conosciuto? Ci sono gli scavi. Gli scavi. Dopo scavi? Dopo 60 anni si scava. Dove? Alla villa romana delle grotte. No, guarda, trovo. Un'altra volta. Ci fermi un po', leggete un po', Che è successo? Sara Molfetti. Allora, Sara, auguri, sei sposata, Sara. Brava, finalmente, gli ha messo l'anello. Ha messo l'anello al dito, ha fatto la dichiarazione d'amore, me l'ha raccontata. Era tutto emozionato. Lei sta sudando freddo in questo momento, chissà che cazzo racconta. La vedo a lei. L'abbiamo vissuta dal momento a Los Angeles. La città degli angeli. Hai capito? Los Angeles? È un viaggio di notte. È un viaggio di notte. Sara, ma vattene a letto. Sono indietro loro. E qui sono piena movida, Non mi ha messo solo l'anello. Va bene così, Sara. Basta. Ma sarà anche il caso, Sara. Speravamo. Trasmissione. Se lo sa, ti metto qualche... 9 ore indietro. 9 ore. Sei in New York. Cosa stai facendo, Sara? Ormai siamo curiosi. Sara, è Los Angeles di notte. Los Angeles è 9 ore. È tutta luci. No, di notte è buia. Mandaci un'immagine, una foto in diretta di... No, sarebbe bello. Un flash. Perché non facciamo una diretta? Si può collegare in diretta? Ma dai, guarda, sì. Ma sarebbe bello. Allora, e poi copristi i scavi che quindi sono rimasti così. Sono rimasti con la palla a mano, dai. Il picco dove arriva? L'hanno perso. Arriva all'onda. Ha girato pagina. Ha fatto un casino. Ha girato pagina. Si è andato a follare. Ah, una bella iniziativa. Arriva a onda. Ah, una bella iniziativa. Una borraccia di metallo per 50 voti. Bravo, te li dai 50 voti di plastica e loro ti danno. No, ESA, da lontano sì, è da vicino che sai. ESA ha fatto una bellissima iniziativa. Te li dai 50 vuoti di plastica
e lo diano una voraccia di metallo. Scusa, e poi chi la sbaltisce la voraccia di metallo? L'ESA che ti dà, li porta la voraccia di metallo e ti dà 50 vuoti di plastica. Di plastica, dice, ah, no, quando ma di la voraccia di metallo non la butti mica, bevi sempre. No, poi te la daranno di legno. E poi? Di legno, in baricca. Che al mercato mio acqua padre baricata, comprò. Acqua baricata, sa un po' di legno questa acqua buonissima. Ah, Sara, ferma. Pieno di puttanoni. Andiamo a Los Angeles. A Los Angeles. Pieno di puttanoni. Lega il tuo marito. Lo pensavamo, uno, bella una città bello. Multietnica, piena di vino. Uno si fa delle segnalità e dice, vabbè, non siamo in Italia che c'è tutti. C'è tutto 5 giorni. Tutto il mondo è paese, tutto il mondo è paese. Ma tranquillizzato. La prossima vacanza a Los Angeles, te l'ha messo così, Trump rompe coglioni, metto questo, metto i dazi. Che sciazzi. Fermi. Festa dell'uva a parte. Speriamo di bene. Festa dell'uva a parte. Scavi niente, finito. Scavi finito. Offrisci con la boraccia. Vabbè, quella c'è carina. Lo sto cartaceo. Dove bisogna andare? Mattina, bisogna andare con l'ESA, gli dai 20 bottiglie, 20 bottiglie di plastica. Ma perché lui? Non è perché c'è il tablet stamattina. Con il tablet ti ragiona meglio. Ora dice, un architetto in cantina. Evento alle tenute delle ripe alte. Riparte. Riparte, dove va? No, l'architetto. È una visita dove ci sarà Pier Mario Meletti Cavallari che proietterà immagini e filmati relative alla cantina che hanno realizzato, perché hanno realizzato una cantina multimediale particolare. Ma chi è che ci va? E poi c'è baricche da rifare. Ma vada coglione. Marina Ripa, ora la facciamo noi. Ora arriva. Guarda che se ne va. Quelli forti. Perché ha messo i scavi e se ne controlla controlla il soldo elettronico. Ha aperto i scavi e se n'è andato. Chi è questo telefono? Niente, è bloccato. Chi il telefono? Gianfondo, portiglielo un po'. Ha girato l'angolo e è già arrivato in banca, glielo portiamo noi. Ma se tipo, ma questi scavi, niente, sono finiti. Sono stati aperti. Lui l'ha aperti e se e basta. Ora siamo tutti, siamo in Italia, scavi aperti. Mandici due vecchietti. Pensa che da tempi romani che hanno aperto sti scavi, c'erano ancora fatta a finire. Saranno feticidisci gentilmente di che segno sei? Ma chi? La Sara. Sara, svegliati a primavera. Nel frattempo, che topo. L'acquario, piccino, tamani. C'è pesci morti nell'acquario. Come mai così piccino stamani? Ma tutto cosa fare? Ma tu non si sposta. Ma non si sposta. Ma che sposta? Ha preso il coso su Wish. Su Wish. Ma questo ha fatto Franco. Ha fatto le rimanenze dei... Nonostante alcuni eventi poco favorevoli, riuscite a tenere la situazione sotto controllo. L'amore vi dà una grande forza. Cara Sara, l'amore ti dà una grande forza. Per arrivare domani mattina. Sabato 12 ottobre, ora che vedo Paolini, al campo sportivo Lupi, o stadio Lupi di Portoferraio, vecchie glorie della Fiorentina, contro la rappresentativa degli scoglionati. Ora potete rifare quello che vi allora, pare. Però... è ammesso l'ossigeno, i defibrillatori e il catetere. Mi raccomando, scoglionati viola. Io sono stato lì, c'è gente un po' avanti con l'età. Quindi invece che accettiamo tutto, va bene, perfetto, perché questa partita servirà per comprare un macchinario per la pediatria dell'ospedale. No, sono rubano. Indi per cui chiunque tipi, anche non fiorentina, venga. Quello certo, sempre. L'intuito vi aiuterà in questi giorni a migliorare le cose della vostra attività, cara la mia Sara da Nice Beach. È da Toro. Toro. Riceverete grandi dimostrazioni di affetto. Attenzioni al Rodi. Che c'è l'affetto. Senti, che affetto affettato. Ma stamani me lo leggi il mio Capricorno? Non te l'ho mai letto. No, mai. Capricorn 1. Mai Capricorno, mai.
Capricorno. Capri più corno. Perinati sotto il segno del Capricorno. Allora, Capricorno, non stancatevi di combattere le battaglie giuste per il vostro futuro è professionale. È finito. Basta. Questo coglione. Ma daranno i loro frutti. Ho capito, vabbè. Proveremo. Un incontro folgorante in serata. Un lappo. Qui c'è mio amico Rossi. Un lappo un capo, figlio. Folgorante, un lappo. Ha dato temporale stasera, no, messo in casa. Non tocca le prese. Non accende luce. Perché io che leggo l'oroscopo non sono credibile? E cazzo! Ma la sega a me Branco e le stelle. Sì, Branco, comando show. Scusate, perché qui c'è una famiglia che prende le nostre labbra. Chi? È una famiglia. Una famiglia intera. Scorpione. Scorpione. Dai. Perché dalla mattina dipende tutta la giornata di questi ragazzi. L'altro giorno abbiamo detto ho litigato col pesce. Abbiamo dormito, lui muto. Abbiamo dormito culo e culo. Lui muto. Allora, la famiglia questa qui doveva andare a prendere una macchina, mi ha detto a me il giorno prima, abbiamo visto una macchina bella. Il giorno dopo leggo l'oroscopo, fermi, non fate acquisti affrettati, ma c'è scritto davvero. Quindi, questa famiglia è disperata, ricambia macchina. Perché l'oroscopo aveva detto Mercedes, facciamo se ci dite quello che dovete fare durante la giornata e noi modifichiamo l'oroscopo. Andate tranquilli. Scorpione, attenzione, prospettive positive per gli impegni professionali a breve scadenza. Programmate bene le prossime mosse. Sentimenti alternativi. Anche stasera ti tocca culo e culo. Culo e culo. Mentre pesci. Che è lui. Pesci. Pesce. Dopo tre giorni puzzate. Per seguire il vostro istinto, no, il vostro anche scopo professionale con tenacia, non saranno insuperabili come il tonno, vedi? Buone notizie in arrivo, vivacità affettiva in serata. Con questo pesci noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento. Domani, che giorno è oggi? Oggi è giovedì. Domani è venerdì. E ricordatevi che c'è i scavi aperti. E ricordatevi che attenzione, Diego non porta le mutande. Attenzione dove mettete i piedi. Questa voce fuori campo che noi abbiamo chiamato, nome finto, Diego Verdura, non date nomi e cognomi, sono le vie. No. Sono le vie. Se avete bisogno. Metti una canzone bella. Ci ricordo. Non mette roba mielosa. Metti... Cosa vuoi? Aspetta, la scegliamo insieme. No, dai, Clash. Mettiamoci cicale di Eden Panisi, dai. No, un bel vaffanculo di Masini. Ma che vaffanculo di Masini. Bene, mangia all'otto, va. Qualcosa di pesante, un incudine. Dai, vieni, pesante, sì, una martellata a mezzo capo. Un incudine. Arrivederci a tutti, ciao. Ciao di qui, però continuiamo sulla radio. Ciao.